però insomma Claudio Missaglia è uno che di gol ne ha fatti parecchi. Aspetta, facciamo dire un giudizio tecnico da parte di Marco Sabatini su Claudio Missaglia, vai. Serio, questo semiserio almeno. Serio. Già sta ridendo, vedi? No, il giudizio su Claudio, io tanti anni che lo incontro, quindi giocatori così non se ne trovano in giro. Quindi nessun giudizio, magari avercelo, io non ci ho avuto mai questa gran fortuna di averlo in squadra con me, quindi... Solo contro, solo qualche rissa in qualche Narnese città di Castello. Io mi venderei pure casa per avercelo, però... Invece le interviste più belle per Roberto Barbacci è proprio con Claudio Missaglia, giusto? Devi dire di sì per forza. No, ma è vero. No, ma tutti e due, anche a Dani, sei sempre disponibili, per cui io stasera non posso lamentarti. Invece, da avversario, il giudizio di Andrea Lisarelli, fa finta ancora sei giocatore, insomma, giocatore, ti trovi contro Missaglia? Giocatore tecnico, bravissimo e al tempo stesso fisico, dinamico, trascinatore, giocatore che tutti vorrebbero avere in squadra. Vai Esso, adesso tocca a te. Poi Ale Saba li facciamo intervenire dopo la clip, quando si guarderanno i gol, perché loro sono i veri esperti. Quindi... Su di lui? Sì. Ma io contro di lui abbiamo giocato poco. Però mi ha sempre fatto una buona impressione. Perché avete giocato poco, appunto. Insomma. Abbiamo giocato poco contro, quindi non voglio sbilanciarmi. Perfetto. E allora ci guardiamo qualche gol di Claudio Missaglia, i gol più belli, forse via, nel montaggio di Moreno Orellini. Attenzione, vediamo se Giovanni Valdano, Missaglia, potrebbe andare al tiro, l'ultima azione, Missaglia, il tiro di Missaglia, è la rete, Missaglia, in vantaggio pazzesco, esplode il comprare di Sesto Fiorentino, San Giovanni Valdano che va a vincere una partita incredibile. She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? E facciamo un applauso a Claudio Missaglia, che era un po' tutta la carriera degli ultimi anni, perché insomma Claudio era una promessa assoluta, Primavera Milan, poi ne parleremo abbondantemente, c'erano i gol con la San Giovannese, ci siamo visti i gol col Pierantonio, fra l'altro nel 2011, anno che ti ha portato anche alla vittoria del pallone d'oro del calcio umbro, Città di Castello. Ale Saba, il più bello?
Più bello è quello che ne ha scartati due, tre, è andato... Dribblati, Saba, che scartati? È una caramella, si scarta, dribblati. Scusa, la terminologia, se vuoi fare esperto, deve essere perfetta, vai. Quella è la discesa sulla fascia e poi... So, tomba. Vai. Per te sarebbe troppo facile dire o quello, la girata quella di sinistro, quella sotto l'incrocio di là, dal limite dell'area, ma io direi quello in cui al rinvio del portiere la presa, mezza foto. Che Galeazzi commenterebbe come? Quella lì? Quella sì, lì. Vai. Attenzione, Missaglia, a tu per tu, ci crede, la prende il portiere e in sacca di testa, grande gol di Missaglia e non so quanto era finita. A Claudio Messi 5-2. A Claudio Messi, esatto, col Gavorrano quella quest'anno. Comunque esatto. Grande gol. Era contro il Gavorrano.